Bentornata a Sciacca. Grazie. Cosa c'è dietro queste ricette? Che C'è storie ci sono? la mia vita, la mia passione, il mio mondo legato alla tradizione siciliana, ma anche alla mia quotidianità. E questa è un po' la chiave di questo libro, che un po' si differenzia dai precedenti. La gente aveva sicuramente voglia di sapere se io mangiavo tutti i giorni sfincioni e panelle, allora ho detto no, io nella vita normale amo sfincioni e panelle, li mangerei ogni giorno, ma in realtà mangio altro, cose semplici di una mamma che lavora, che finisce di lavorare tardi e che deve comunque portare a casa a tavola una cena buona ma anche semplice. Quindi queste sono le ricette della mia vita, in poche parole. Lei si aspettava di diventare un personaggio? Ah, ma no, ma io non sono un personaggio, non mi aspettavo di arrivare fino a qui, nel senso che credevo che la mia esperienza avesse comunque una breve vita e invece ho scoperto che la Sicilia aveva tanto da, sapevo che la Sicilia aveva tanto da raccontare, ma non sapevo che il mio modo di raccontarla poteva essere comunque amato dalla gente. E se io oggi sono qui è perché la gente mi ama e perché hanno coltivato questo amore nel tempo. Ho dei momenti in cui faccio fatica a fare tutto e mi viene in testa magari di mollare, no? Poi incontro delle persone come oggi qui e che mi dicono delle cose che mi fanno stare sopra il cielo e quindi continuo e trovo la forza di andare Possiamo dire che questo è il senso anche degli incontri di persone. avanti. Assolutamente, io prediligo farli, mi è dispiaciuto non farli prima quando il libro è uscito ottobre scorso. Però non ho avuto tanto tempo perché io lavorando non avevo tanto tempo, per me sono fondamentali, infatti ho chiesto alla mia casa editrice, la Cairo, di organizzarmi più cose possibili in Sicilia e tornare a Sciacca è stata una promessa che avevo fatto l'anno scorso agli amici di Ubik perché è stata una delle presentazioni più belle della mia vita e quindi ritornare per me era un piacere, non un dovere.